stiamo cercando, come ho detto prima, di riempire questo grande contenitore che è il Gemellangelo, all'interno del quale ci sono 13 comuni che raggruppano complessivamente 45.000 abitanti. Questi comuni sono sparsi in diverse regioni dell'Italia, dal centro al sud e noi due comuni della Sicilia. E oggi a questa iniziativa hanno partecipato 8 comuni, ragazzi delle scuole di 8 comuni, quindi anche questo già è un indice di grande partecipazione e di apprezzamento soprattutto per questa iniziativa di carattere culturale. E vogliamo anche diventare uno strumento affinché si promuova la cultura, affinché questi giovani talenti, che tali sono, possano svilupparsi, possano avere entusiasmo. Dall'altro lato abbiamo collazionato una raccolta delle opere che hanno partecipato al concorso, quindi abbiamo stampato un opuscolo che sarà conservato in tutte le biblioteche intanto del Gemellangelo, oltre ad essere conservate, ad essere state donate ai presenti, alla giuria e ovviamente anche ai concorrenti che hanno partecipato. Dobbiamo lavorare ancora molto perché questa grande rete fatta sparsa in tutta Italia, ecco, diventi uno strumento, un veicolo di promozione culturale, di promozione sociale, perché diventi la rete della solidarietà, la rete dello sviluppo economico, la promozione. Noi nel mese di agosto faremo la fiera regionale del salame e dei prodotti tipici e ci sarà dedicato uno stand proprio ai comuni che fanno parte del Gemellangelo, perché è un'occasione anche quella per far conoscere i loro prodotti alla nostra realtà. Successivamente già siamo stati in due paesi del centro Italia, in provincia di Roma e in provincia di Pesaro Urbino, ecco, per fare conoscere i nostri prodotti. Quindi credo che questa intuizione sia stata eccezionale di creare questa grande rete che ci mette insieme e che ci vede raccolti insieme a nome, insieme al nome del paese e anche per molti di questi insieme alla questione al Santo Patrono che è San Michele Arcangelo per tanti, quindi attorno al nome, attorno agli angeli e si va anche ad arricchire quel Museo degli Angeli proprio che anche lo stesso nasce dallo spirito e dal nome, perché dobbiamo fare in modo che vada anche oltre i confini dell'Italia, perché ci possono essere realtà sia europee ma anche americane che possono far parte del nostro Gemellangelo e quindi questa impresa eccellente, perché così può essere definita, possa sboccare e possa diventare un'occasione di crescita e di sviluppo per le nostre comunità. Tra i comuni del concorso posto in opera di Sant'Angelo di Brolo, oggi ci siamo i cugini prossimi, Sant'Angelo Muxaro. È lodevole l'iniziativa, lodevole per i ragazzi, più per i ragazzi che per noi. E comunque giusto ho sentito oggi di questo contenitore dei santi, di Sant'Angelo. Questo è stato concorso un primo tassello ed è bene che ci si incontri di più e si agisca per la cultura, per noi, per tutti. Questo concorso ha ancora consolidato l'amicizia con tutti i comuni del Gemellangelo. Perché? Perché Sant'Angelo è unito in gemellaggio con tutti i comuni che si chiamano Angelo, in Italia Sant'Angelo. E quello degli studenti, coinvolgere gli studenti, è perché proprio è quella fascia di cittadini che si sviluppa domani e comincia a vedere e a sapere e sentire che esistono altri paesi, altre comunità come loro e che si raggiungono nei 45.000 abitanti che fa tutto il Gemellangelo. Quindi le espressioni di questi giovani sono espressioni di una unica società. Con il gemellaggio abbiamo creato un'unica società ed è questo un piccolo miracolo per Sant'Angelo e per tutti i Sant'Angelo d'Italia. Thank you.
ospiti di Sant'Angelo Montissaro. Diamo inizio alla nostra rappresentazione con l'esibizione dei ragazzi che suoneranno e canteranno il nostro inno nazionale. La parola al nostro sindaco per saluti e doveri. Grazie. Grazie e benvenuti a tutti, ovviamente in principal modo alla comunità, agli amici di Sant'Angelo Montissaro che sono presenti anche fisicamente, quindi il ringraziamento e il saluto. Il saluto va anche alle comunità degli altri comuni che pur non essendo fisicamente presenti hanno fatto partecipare gli studenti delle loro scuole, quindi un grazie anche agli istituti comprensivi di loro pertenenza. Un grazie va a Gianni Giuffre che ha continuato questa esperienza del gemellaggio con le iniziative, dico io, che abbiamo a suo tempo realizzato un grande e prestigioso contenitore che è vastissimo, che racchiude 13 comuni, 45.000 abitanti, e ora quel contenitore va riempito di contenuti, quindi questo è un piccolo contributo, una goccia probabilmente, ma non dobbiamo demordere, dobbiamo andare avanti perché crediamo in questa possibilità e in questa opportunità che ci lega, il nome che ci lega molto, nella quasi totalità dei casi, il Santo Patrono, e quindi per creare questa grande rete, che poi è una rete che può dare occasione di crescita culturale, occasione di sviluppo per le nostre comunità, ma anche di promozione. Noi abbiamo lavorato nel nostro piccolo, abbiamo realizzato il sito internet all'interno del quale ancora ovviamente bisogna mettere dell'altro materiale, ma che comunque già ci sono le basi per poter fare conoscere le nostre comunità. Quindi ringraziamento e benvenuto alle autorità presenti, ai rappresentanti della scuola, il presidente del consiglio comunale, gli assessori che sono presenti, i consiglieri comunali, tutto. Ringraziamento va anche ovviamente a chi ha curato l'organizzazione, gli uffici comunali che hanno affiancato Gianni Giuffre in questa iniziativa, che ha per essere presente, e ovviamente un ringraziamento, perché è il più importante, lo voglio riservare ai ragazzi che hanno partecipato, che si sono cimentati scommettendosi e mettendo a disposizione delle nostre comunità i loro talenti, le loro capacità sicuramente meritorie, e che raccolte in questo opuscoletto che farà parte ovviamente di tutte le biblioteche sicuramente sarà tramandato anche per le generazioni future. Quindi ci sono dei segni di visibilità, di capacità che hanno i nostri ragazzi che sono il futuro, e quindi il ringraziamento principale lo voglio riservare a loro. Spero che la giornata possa essere di vostro gradimento per tutti,
minuti, sarà una cerimonia non particolarmente lunga, e ci sarà la premiazione di questi 90 concorrenti che hanno partecipato e che sono stati valutati dalla giuria, che già ringrazio da Gianni e che faccio miei ringraziamenti che ha fatto prima lui. Quindi vi auguro buona giornata e buon proseguimento. Buona giornata a tutti e benvenuti. I ringraziamenti talune volte si ricevono, talune volte si fanno. Per noi comunità di Sant'Angelo e Monchisaro è l'occasione per farli, e in nome del sindaco Giuseppe Leto, del dottor Giuseppe Leto e dell'amministrazione comunale tutta, portiamo i saluti al sindaco, al presidente del consiglio, a Sant'Angelo e alle scuole principalmente, ai bambini sia di Sant'Angelo che sono presenti, sia di Sant'Angelo di Brolo che sono presenti, e per tutti i ragazzi degli altri 12-13 comuni credo che non sono presenti materialmente, ma che sono presenti con i loro elaborati. Elaborati che resteranno realmente, come diceva il sindaco, nella storia a venire, perché poi il futuro sarà loro, saranno loro a continuare di questi rapporti che oggi noi, così piccolissimamente migliori per noi e principalmente per loro. Io ringrazio tutti, alla commissione, ai carabinieri che sono presenti, al consiglio comunale, a tutti coloro che hanno fatto sì che questa manifestazione riuscisse così bene, perché ormai credo che Sant'Angelo di Brolo va a memoria nell'organizzare le cose per bene. Grazie a tutti, principalmente al sindaco. Buona giornata. Dottor Francesco Paolo Tortolini. Buona giornata a tutti, ovviamente mi sembra doveroso porgere il saluto di tutto il Consiglio Comunale e alle autorità presenti, alla comunità di Sant'Angelo Muxaro e al suo rappresentante, al corpo dei vigili urbani presenti, agli studenti di Sant'Angelo Muxaro e anche ai comuni che hanno aderito a questa idea suggestiva e affascinante del gemellaggio, 13 comuni mi pare. Ovviamente io nel 2010 non ero nelle istituzioni, ma mi sono documentato e ritengo affascinante questa idea. Voglio continuare con i saluti, un saluto lo porgo al nostro sindaco, agli assessori comunali, alle istituzioni scolastiche, alle autorità militari, ai carabinieri che sono sempre presenti, ai giovani studenti di Sant'Angelo Muxaro e di Sant'Angelo di Brolo, ma anche idealmente a quelli che non sono presenti oggi fisicamente, ma che lo sono, perché lo sono sempre stati. Ormai questo mondo globale che ci unisce tutti attorno alla rete è facilissimo raggiungere, che noi ci si raggiunga l'uno con l'altro. Ovviamente mi sembra doverosissimo fare un ringraziamento di tutto il Consiglio Comunale, soprattutto a chi è stato l'ideatore di questa bella, ripeto, affascinante e suggestiva idea. Già che ancora oggi, come esperto alla cultura del nostro comune, riesce a dare il meglio di sé e a farci fare belle figure, perché sono queste le cose poi che contano. Una parola in più la vorrei dire su questa prima iniziativa, che io mi auguro sia la prima di tante altre iniziative. La cultura unisce tutti, soprattutto quando di cultura si parla ai giovani studenti che sono il nostro presente e il nostro futuro. Un concorso letterario con uno scambio, con un interscambio. Io mi auguro che il futuro riservi altro tipo di iniziative, sempre nell'ambito del gemellaggio. Sono convinto che il nostro comune se ne farà sempre carico, con l'intelligenza degli amministratori, con la forza di questa nostra piccola comunità, che pur le grandi difficoltà di questo momento attuale che attraversa un po' tutti gli enti locali, si riesce da poche cose, con poche cose, a realizzare cose di estremo significato. Grazie.
assistono alla vigilia di istituzione del Comune di Sant'Angelo. Tutti, sarò brevissimo, dopo i ringraziamenti che ho fatto dal sindaco e dal presidente, volevo aggiungere solo che è stata un'iniziativa, un concorso molto importante che ha coinvolto giovani di tutti i comuni, con circa 140 ragazzi sono stati coinvolti, con 92 opere che sono state fatte con entusiasmo da tutti i ragazzi e da tutti i comuni. Un'altra cosa importante che ci tenevo a sottolineare, che insieme al ex vice sindaco Gianni Giuffre, oggi assessore, oggi esperto alla cultura, abbiamo intrapreso questo progetto, un progetto importante, e oggi penso che abbiamo aggiunto un altro piccolo tassello per la crescita delle nostre comunità. In un momento difficile, come diceva il presidente Costoglietto, di crisi, noi cercheremo di dare spazio alla cultura, di incentivare la cultura e di aiutare i ragazzi affinché i loro bisogni formativi, i loro bisogni di crescita, che poi influiranno appunto per il loro futuro, siano soddisfatti appieno. Grazie a tutti. La responsabile dell'Istituto Complessivo di Sant'Angelo. Buongiorno a tutti. Io mi presento nelle vesti di vicaria, di rappresentante della nostra dirigente, che purtroppo per impegni istituzionali non ha potuto presenziare in occasione di questa iniziativa molto importante. Ieri sera mi ha espresso proprio il suo grande rammarico, purtroppo stamattina è nella sede di reggenza e quindi non poteva purtroppo avere il dono dell'ubiquità ed essere qua. Comunque è con il suo cuore e con il suo trasporto affettivo, perché crede fermamente nell'efficacia, nella valenza educativa di queste iniziative. Io ringrazio le autorità tutte. Voglio dare un caloroso benvenuto agli ospiti di Sant'Angelo Mucchissaro, perché Sant'Angelo di Brolo ha un legame molto forte con Sant'Angelo. Noi abbiamo un istituto, il San Luigi di Patti, dal quale sono usciti tantissimi docenti, e quindi il preside di quella scuola era padre Alfano, oggi defunto, a cui il patrimonio storico-archeologico che io ho avuto modo di apprezzare. Io ho gustato i vostri pistacchi, ho visto il platano, ho visto la grande piazza centrale, quindi mi faccio portavoce anche della ricchezza che ha Sant'Angelo Mucchissaro. Benvenuti nel nostro paese, speriamo di ricambiare questa visita negli anni a venire. Ringrazio l'amministrazione comunale per l'input che ci fornisce, diciamo, costantemente nel corso dell'anno scolastico. Questa è un'iniziativa molto importante, perché si tratta di scoprire talenti nascosti, scrittori in erba, e l'arte dello scrivere, risorsa del sapere, non è facile da apprendere, soprattutto quando i bambini sono ancora piccoli. E quando io ho prospettato l'idea di questo concorso letterario, li ho visti proprio in grandi difficoltà. Noi non sappiamo che cosa dobbiamo scrivere. Poi piano piano hanno acquisito le tecniche della struttura metrica per quanto riguarda la poesia, via via io ho visto che a poco veniva fuori la loro fantasia, la loro creatività, il loro mondo ricco di sentimenti, di affetti, di stati d'animo. E quindi questi valori noi li troviamo nelle loro opere, che hanno un grande valore, perché i ragazzi ci fanno sperare bene per quanto riguarda il nostro futuro. Io mi auguro che questa esperienza, veramente, come hanno detto già quelli che mi hanno preceduto su questo palco, non si concluda qua, che noi abbiamo nel futuro tantissime occasioni per incontrarci, per confrontarci, per un interscambio continuo culturale, per scoprire la grandezza dell'animo umano dei ragazzi, per cogliere la bellezza della diversità, dell'unicità proprio dell'essere umano, però come diversità, risorsa a confronto con altre risorse. Così si cresce, così si crea un paese migliore, così si afferma e si sostanzia la nostra identità di cittadini italiani. Grazie. Accomodarsi il rappresentante del Comune di Sant'Angelo Mucchissaro, il nostro signor Sindaco e Presidente del Consiglio e la giuria. Di Fazio Salvatore, che è professore di italiano e latino al liceo classico Leonardo Sciascia di Sant'Agata,
corrispondente culturale della Gazzetta del Sud, Lucio Porcone, responsabile della casa editrice Fungitopo, Niccolò Fazio, presidente della Corte d'Appello di Messina, scrittore, Michelangelo D'Aglio. Grazie per questo bel invito, non solo per l'invito a leggere, quindi poi a collaborare con i miei colleghi, insomma, per i lavori della libreria, ma soprattutto grazie per la splendida iniziativa che il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha avuto. Io parlo anche a nome del liceo classico Vittorio Emanuele III, di cui appunto porto i saluti della dirigente, visto che stamattina era molto impegnata per i sindaci d'altro giovane, visto che una prima rappresentazione sarà questa mattina, e questa mattina rappresenterà l'opera proprio di Cicci Borghese, di cui lei stessa è reggente. Quindi si rammarica di non essere qui presente, ma fa un plauso all'iniziativa e ovviamente è molto lieta che sia io che il professor Gaglio, che siamo appunto docenti del suo istituto, siamo stati chiamati qui a rappresentare un po', diciamo, l'aspetto culturale di un territorio che si muove. Un territorio che si deve muovere soprattutto, io credo, in sinergia, e che si deve muovere anche sull'onda della poesia. L'iniziativa culturale può avere tante sfaccettature e quando a promuoverla sono i comuni è chiaro che si rivolgono ad un territorio. Ma lavorare sulla poesia io credo che abbia un significato speciale e che quindi gli studenti, i ragazzi, io sono abituata a dire studenti immaginando sempre insomma gli interlocutori primi che sono liceali, ma in effetti i ragazzi, dobbiamo dire in generale, che hanno partecipato a questa iniziativa, ecco, credo che abbiano goduto veramente di un grande dono. Il dono di chi, come amministrazione comunale, è stato attento alla parola e al cuore. Quindi un plauso doppio va veramente al professore Giuffre che ha voluto istituire questo premio. Perché se noi oggi cominciamo a trascurare la parola e il cuore, io credo che saremmo destinati ad avviarci ad un'età di barbarie molto più crude, molto più feroce di quella che già vediamo spesso sulle pagine dei giornali. I concorsi di poesia dedicati ai ragazzi, ma anche ai bambini, perché adesso già, diciamo, dalle prime scuole delle elementari si comincia a lavorare proprio sulla poesia e sulla parola, educano alla capacità di ascoltare se stessi e quindi alla capacità di anche di comprendere i propri sentimenti. Una società che non è in grado di comprendere i propri sentimenti non è in grado nemmeno di guardare all'altro, di guardare alla realtà che lo circonda. E quindi ovvio che educarsi alla parola che ascolta se stesso, che guarda il mondo, che lo interpreta e che lo interpreta soprattutto sforzandosi con giochi ritmici che rispondono ovviamente a certi criteri, che rispondono a certe regole, significa anche disciplinare i sentimenti. Senza una disciplina dei sentimenti la stessa convivenza civile non può esistere. Nella misura in cui noi saremo in grado di guardare la natura, ascoltarne le voci più profonde e da questa trarre anche vigore per poter vivere meglio nella società, ecco, noi possiamo tranquillamente dire di aver messo la nostra piccola linfa vitale in una società che purtroppo la sta perdendo. Quindi è ovvio che i comuni che lavorano e hanno interesse proprio a lavorare in questo senso merita di molto immediato, insomma degli anni, ma qui noi investiamo invece nel lungo periodo e quindi educare alla parola, educare al cuore significa investire nel futuro. Il secondo aspetto che a me sembra di grande rilievo è il gemellaggio. Oggi senza la rete, senza la comunità che si muove insieme, riconoscendo un valore ideale, e qui questo valore ideale è stato riconosciuto appunto nella devozione a Sant'Angelo, io credo che nella misura in cui tutti sono in grado di riconoscere un collante, una madre, una linfa vitale tra comuni, tra entità, tra identità, per fare rete, noi veramente riusciremo a costituire una res pubblica umana. Perché spesso bastano gli elementi similari per far scaturire altri aspetti di conoscenza, perché è ovvio che poi ciascun comune, pur avendo, diciamo, come
evoluzione, il suo percorso. Qui noi spaziamo dal Lazio alla Campania, al Veneto, cioè andiamo praticamente a toccare realtà che sono completamente diverse. Tutto questo che cosa ci dice? Ci dice che pur in un'identità sostanziale che ha riconosciuto in Sant'Angelo un nome tutelare, da questa identità noi possiamo andare avanti. Anzi, abbiamo il dovere di andare avanti, facendo leva su ciò che ci accomuna e facendo forza poi su ciò che ci differenzia. Per questo io credo che questa iniziativa non solo avrà un grande futuro, ma avrà soprattutto il plauso di tutti i comuni che ne fanno parte, perché da questo punto di partenza si può sicuramente creare una nuova forza per far incontrare le persone, riconoscere aspetti salienti, caratteristiche, aspetti del luogo, aspetti della natura. Noi abbiamo letto appunto delle righe in cui sembrava proprio di sentire la voce, il suono, il colore di altre realtà che probabilmente avremo anche il piacere di conoscere partendo proprio da questo gemellaggio che è stato fatto. Quindi il gemellaggio avrà sicuramente un grande futuro. Con queste parole io spero, ecco, che ai giovani che hanno partecipato, Dario, Sereno, che precorre la festa di tua vita, altro dirti non può, ma la tua festa, San Cotardo a venir, non ti sia grave. Io credo che con la parola di cuore e soprattutto con la parola poetica, che è capace di ascoltare i sentimenti di ciascuno, sicuramente il futuro non sarà grave. Non sono presenti dei ragazzi perché saranno uno dei tanti paesi che non è potuto arrivare, perché oggi lo sapete, per ristrettezze sono enormi e spostare un'aula, spostare degli invitati è complicato. Allora la giuria ha segnato questo, una segnalazione per cominciare. Mamma, poesia di Roberta Regoli, seconda di Sant'Angelo d'Alife. Non c'è, vi devo fare un applausino perché Angeli, poesia di Francesca Cogliello, Sant'Angelo al cupolo, questo è un altro che è stato segnalato. Volontariato, il titolo è Volontariato, poesia del lavoro, di gruppo, ecco, questa è una cosa molto interessante, un gruppo che crea uno scritto. E della classe seconda A di Sant'Angelo all'Esca, come sapete, sono ben 13 nostri comuni gemellati, quindi immaginate quanti alunni, molti hanno partecipato, un ottimo esito. C'è I due alberi, poesia di Martin Luca Puccinelli e Sant'Angelo Limpado. Allora Gardinelli viene messo sul palco, per questo sarà di Sant'Angelo e spero sia qui in sala. Alla mia sorellina, è una poesia di Samuele Rigenerati, terza A, Sant'Angelo Limpado. Eri piccolina quel giorno che sei nata, dopo quasi un mese a casa ti ho abbracciato. Stavo ore a osservare il tuo movimento, ammiravo la tua crescita e il tuo cambiamento. Quando hai iniziato a parlare mi divertivo a insegnarti tante cose. Tu le apprendevi tutte, anche quelle banali e un po' noiose. Mi chiamavi Isabelle, non lo potrò mai dimenticare. Ora dici a tutti che sono Monella e ti faccio arrancare. Sei cresciuta e diventata una bella bambina. Quando hai sonno vuoi sempre la mamma e la lettina. Ci voglio tanto bene, sei la mia vita. Bravo. Andiamo avanti, grazie. Grazie per aver letto, la ringrazio per aver partecipato a questa nostra iniziativa. Dico anche che è l'unico sindaco che ho invitato perché noi abbiamo una comunanza, quindi all'interno dell'Unione cerchiamo di consolidare questi rapporti che spero possano portare frutti, i frutti che speriamo. Faccio auguri di buon lavoro per una ottima carriera amministrativa. Uno studente di Sant'Angelo è il grido, poesia di G.
Costantino, seconda Pisa Centro di Trove. Siamo alla microfide. Basterebbe ascoltare il proprio cuore e gridare al mondo intero quanto è bello l'amore. Via sfortunata, ma puntini puntini, è un racconto di Matteo Cocinera, prima. Sono più complicati perché sono lunghissimi e non possiamo farli leggere tutti. Andremo avanti perché ci sono poi anche I cagnolini e l'osso gigante è un racconto di Maria Concetta Comissano di San Carlo. Io vi farà omaggio dell'attestato e del libro. Ecco, un applauso per i nostri. Esibia, una poesia di Francesca Guidara, Sant'Angelo di Trove. È come da un sogno sei andato. Hai la pelle color cioccolato, perché nel corpo tu sei nato. Hai capelli corti e neri e gli occhi esprimono pensieri. Il suo riso, quasi stentato, rappresenta il dolore che provato. Ma adesso anche tu hai trovato una famiglia che ti ha lottato. E l'amore e l'armonia ti faranno compagnia. Ora il futuro tanto oscuro non sarà, perché è l'amore di una mamma e di un papà. È una poesia segnalata che appartiene a Sant'Angelo in Pado, scritta da Lucia Preti, seconda di praticamente non indica, consideriamo noi. Poi segue, anche sempre Sant'Angelo in Pado, L'antenna della televisione, poesia di Lucia Bravi. E adesso io devo segnalare come giuria il sindaco. Con quale fermezza, con quale spirito d'animo, con quale senso di bontà, di bellezza anche, ha saputo esprimere delle cose che solo in certi momenti possono venire fuori. Il nome ve lo dico alla fine della poesia. È intestata a mio padre. Pensando a te mi viene nostalgia. Mi pongo sempre la stessa domanda. Perché proprio tu? Ormai la volontà è poca e posso solo rassegnarmi. Ormai cosa posso fare? Alcune volte penso a tutte quelle cose fatte insieme e molto spesso quelle non fatte. La notte a volte prima di addormentarmi ti penso, cerco di fare forza, non per me, ma per la mia famiglia e con il pensiero di essere capo famiglia. Cerco di formare il tuo uomo. I momenti più brutti purtroppo sono quelli quotidiani. Per esempio a tavola, un posto è vuoto. Ora i problemi sono aumentati, anche Eugenio sta male. Mi fa piacere andare da lui per aiutarlo e farlo svagare. Questi per il momento sono i miei pensieri. Quello che mi consola è solo uno. Da questa tragedia ne uscirò fortificato. Non perché è felice, ma perché ho combattuto. Quello che non ti uccide, ti fortifica. Spero che, visto che le ho passate tutte ora, posso in futuro avere una vita felice anche senza te. Passa l'acqua al gatto.
Sangiovese che merita tutta la nostra attenzione, la nostra stima e il nostro amore. Ora e noi passerei a una poesia e gradirei che ci fosse qui la nostra recitatrice Cristina La Guidara, e una poesia che è spirito di integrazione, è sostanza della Bibbia di un critico, perché l'ex vice sindaco in un momento di commozione ha errato per dire che è una mia poesia, invece io accendo solo a leggerla. Ho l'onore di leggere la poesia Primavera. È primavera, l'aria tiepida primaverile, la natura ha fatto fiorire. Sugli alberi, ricoperti di nuove fronde, sembrano cullati e si muovono giocando, aspettando gli uccellini che li rallegrino con i loro cinguettini. I verdi prati sono colorati di fiori appena sbocciati e così ornati sembrano tappeti orientali. La rondine svolazza qua e là, cercando dove il nido poter fare. Un anziano seduto sulla soglia di casa, con vicino il cane che sempre l'accompagna, pensa, dice: è primavera, sono felice, primavera è ritornata. Il cielo è limpido e sereno, sugli alberi ricoperti di nuove fronde si fanno cullare e baciare dal sole. La natura si è svegliata da un lungo e freddo inverno, i fiori sono sbocciati di profumi e colori e i prati sono adorati dai mille bambini, dove vi è il mandorlo e il fico nel faro. Le donne sedute all'aperto lavorano chi a maglia, chi all'uncinetto, cantando assieme al ritornello dell'aria, la primavera è tornata. È una poesia di Monia Ben Giuse, della terza A di Sant'Angelo Cassato. Consegna l'attestato, la targa dell'amministrazione di Sant'Angelo di Provo. Grazie. La guardia del deserto. Consegna il premio il vice sindaco di Sant'Angelo Muzzaro. Il mio cammino, poesia di Rita Lenza, sta cambiando, non c'è, però è una cosa interessante. Questa poesia ha colpito molto perché gli alunni della seconda A dell'Istituto Comprensivo Statale Raimondo Guarini, appunto del comune di Sant'Angelo all'Esca, hanno già fatto un piccolo lavoro di rete, perché la lingua l'hanno scritta insieme. Quindi hanno sintetizzato le emozioni, i loro sentimenti su un valore, che è il volontariato. In tempi così bui hanno questa lirica che passa molto indicativa. Tra l'altro, sia io che il professor Gaglio sentiamo il dovere di farla nostra, e nostra quindi anche del liceo classico per me, nel pezzo di Baschi, perché in effetti nel nostro istituto da ben 6 anni è attivo il progetto volontariato. Ben presto stamattina ci siamo svegliati e intorno inquietati ci siamo guardati. Volevamo, questo era l'intento, scoprire ciò che ci rendeva il cuor scontento. Ci siamo affacciati alla finestra e abbiamo sentito odore di ginestra. Così ognuno di noi ha ben pensato, è primavera, tutto sarà rinato. Usciamo in strada per godere all'aria aperta quando una scena ci viene davanti offerta. Pensavamo all'inizio di sognare, ma purtroppo tutto era reale. Come su tanti schermi giganti si vedevano scene assai turbanti. Guerre, stupri, furti e ogni genere di violenza avvenivano nella totale indifferenza. Bimbi affamati, mamme disperate, alla ricerca di un po' di derrate, per sfamare,
vedeva coletti che guardavano come da giovani angosciati e disperati perché erano poveri disoccupati, anziani pieni da fame e sconsolati che guardavano nel vuoto, sconfortati, la fine della loro giovinezza sentendo della vecchiaia e dell'amarezza. Ci siamo guardati sgomenti tutti intorno e ci siamo chiesti: è questo che ci sta attorno? Uno di noi, un po' più pessimista, ha detto: questa è la lista delle tante cose brutte da amare che ci propina la società attuale. Per fortuna, un altro, un po' più ottimista, ci dice che ciò è solo il prodotto di un regista e si è voluto un poco divertire facendoci contare immagini rappresentative. Ma alla fine abbiamo ben capito e in cuore un tocco abbiamo sentito. Quello schermo era la nostra coscienza, perché finalmente prendessimo conoscenza del male che sempre ci sarà a cambiare. E c'è urgenza se non vogliamo che il mondo resti senza quell'uomo che Dio ha creato uguale, ma che la vita ha reso uguale. Diamoci dunque un po' tutti da fare e potremo certamente ancora salvare questo mondo che sembra ormai distrutto da chi per danaro diventa sempre più corrotto. Siamo noi ragazzi a dover maturare atteggiamenti che ci facciano vantare di essere uomini, sì dotati di intelletto, ma a cui il sentimento non fa certo difetto, di allungare la mano all'occorrenza e porgere un sorriso di clemenza a chi ha bisogno di un aiuto decoroso offerto da chi certo non vuole essere danaroso. La scuola ci insegna la cultura della solidarietà. Diamo or prova della nostra matura umanità e ognuno di noi sia ben invogliato a formare l'esercito del volontariato. Al terzo posto dei racconti è stato premiato la figlia di Chioni, Giulia Bonino Sant'Angelo di Trovo. Consegna sia la targa sia il sindaco Sant'Angelo, la targa e la foto a dovere. Secondo posto, sempre il dottore racconti, è un racconto ben strutturato e originale, ha detto la Giulia, che sullo sfondo storico locale inventa una trama favolosa, popolata di personaggi fiabeschi. Sandra e la Doccia, Giussi Paolo Cerro. Vice sindaco Germanelli. Contenere una lacrima, il pensiero rivolto a tutto ciò che è bello
è che tutto scorre e nulla è per sempre. Come trattenere per sempre un momento felice? A dire il vero io, rispondere non sapevo. Cosa dirgli allora? Mi venne in mente di accompagnarlo in un luogo dove ogni cosa è bella e smisi di far scorrere tutte le cose, imprigionando in lui quell'attimo felice. Ma a nulla servì, perché quella felicità non aveva più senso di essere. Rassegnato mi salutò e andò via. In un altro tempo tornò e mi disse di avere compreso. La felicità non la doveva cercare negli altri, ma tutto era dentro di sé. E mi portò ad esempio l'amicizia che avevamo intrapreso. Gli aveva attraversato il cuore lasciandogli un'emozione da portare sempre con sé in volo e che non l'avrebbe mai più lasciato in solitudine. Ora fui io a non poter contenere una lacrima, ma in pura espressione della mia infinita felicità. Giussi Midulla, Terzano. No, che dobbiamo dire che lo sforzo è stato immenso. Io devo ringraziare tutto l'equipe guidato dalla signora Elsa Sancapiano, perché si sono dedicati anni nel corpo, immaginate, sono 13 comuni, contattare gli istituti e cercare di mettere in ordine per chi invia e per varie cose. È stato un lavoro immenso, però lo meritavate voi, perché noi tutti dell'amministrazione siamo grati per questo messaggio veramente interessante. Allora, al primo posto nella graduatoria poesie, un componimento piacevole, dice la giuria, costruito sulla pila dell'immaginario, dove la piccola autrice si rifugia nelle sue continue e naturali evasioni dalla realtà. Avrà la targa dell'attestato per vari modi del libro, la Gaia passa l'acqua, seconda di me. E per quella di Per Ucraino, alla lezione di geografia, che confusione, mamma mia! La porta di pietre, pile, sprede e monti, che tediosi argomenti. Miracolo, la mia mente è assente, vaga in un mondo molto più divertente, di fatte rosse e verdi popolato, gli alberi sono fatti di gelato, mi adagio con il mio vestitino corto su un tronco assai contorto, è un mondo solo mio, ove c'è quel che voglio io, un Colosseo caramellato con un gladiatore fatato, libri parlanti, cavalieri ai tanti, una fontana di cioccolato, delizia per il mio padre. E il mio paradiso, il Perurano, lontano dalla realtà, intrisa di odio e crudeltà. A un tratto sento qualcuno urlare, e la prof, purtroppo me ne devo andare, ma tornerò presto a sognare. Grazie Gaia. Allora, per invitare tutti i presenti, ma anche coloro che non sono qui, ai quali appunto potete rivolgere l'invito mio, ma soprattutto ecco, della dirigente, la professoressa Carlo Milotto Scalise, che questo pomeriggio ha il piacere di concludere l'undicesima edizione di Italia dei Giovani. Lascio qui appunto degli inviti. Prima alle 15 reciterà la scuola vincitrice che iniziò la farina di Messina con le Proves. Subito dopo il nostro laboratorio teatrale con lo stadio d'assedio di Camino. E lascio anche la locandina appunto per ricordo, perché appunto le due eventi si sono svolti con lo stesso giorno. E un ulteriore invito lo porto a tutti i genitori che fossero interessati anche per un futuro orientamento e iscrivere i ragazzi al nostro liceo. Considerato che il 24 e il 25 noi faremo esperimenti di fisica e quindi sarà una manifestazione pubblica mattina e pomeriggio
I nostri studenti sono piccoli scienziati che fanno degli esperimenti. Grazie.